Questa mattina abbiamo fatto le riprese alla strada Trabonella, la strada che porta alle miniere ed è comunque una strada molto trafficata perché non solo ci sono aziende agricole ma ci sono diverse famiglie che risiedono lì estate e inverno. Più volte queste famiglie hanno richiesto il ripristino della strada perché è completamente distrutta. L'assessore Falci, prima che si insediasse la nuova giunta, quindi più di un anno fa, aveva detto ci sono 100.000 euro, la prima cosa che faremo è ripristinare questa strada. È passato più di un anno, la strada resta così. Con noi l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Tumminelli, cosa intendete fare? L'anno scorso con le somme a bilancio del 2015 abbiamo fatto degli interventi su tre strade extraurbane. Ricordo che l'anno scorso erano postate a bilancio 100.000 euro, poco meno di 100.000 euro. Con quelli abbiamo fatto degli interventi in via di urgenza in alcune strade extraurbane del nostro territorio. Quest'anno abbiamo raddoppiato il corrispettivo per la manutenzione delle strade extraurbane da 100 a 200.000 euro e anche aumentato di ulteriori 50.000 euro quelli relativi alla manutenzione delle strade urbane. Detto ciò, la strada in questione verrà realizzata con le somme a bilancio del 2016, le cui opere, i cui lavori partiranno a breve, tanto è vero che stiamo aspettando solo la firma del contratto per iniziare i lavori. Quindi questa strada, unitamente a tante altre strade extraurbane, verrà realizzata e inserita in elenco e nel corso anche di incontri che ho fatto con i residenti della zona ho anche detto che questo lavoro, questi interventi verranno fatti non immediatamente perché di contro saranno avviati sempre a breve i lavori della bonifica della miniera Trabonella, quindi non avrebbe senso procedere ora a una manutenzione del manto stradale per poi con il passaggio dei mezzi pesanti interessati all'area di cantiere della miniera Trabonella rovinare nuovamente il manto stradale. Assessore, mi scusi, da questo punto di vista ha perfettamente ragione, però dal punto di vista dei residenti se termina l'estate, poi arriva l'autunno, poi inizia a piovere, la strada non si fa più di nuovo per un'altra stagione? No, questi lavori verranno fatti comunque entro l'inizio del periodo delle piogge.